Gina Modotti, la donna più internazionale della prima metà del Novecento. Era nata a Udine, poi sarebbe andata a San Francisco e sembrava che la sua vita sarebbe stata dedicata all'arte, alla fotografia, che lei stessa faceva con forme particolari di modernità. Ma invece questa vita era destinata a cambiare in Messico, dove andò poi negli anni 20, dove incontrò un grandissimo dirigente comunista internazionale, Vittorio Vidali, che avrà un ruolo a Mosca, avrà un ruolo nella guerra di Spagna, a cui Tina Modotti si legò e restò legata per il resto della sua esistenza. Tina è molto elegante, è una bella donna, esile, svelta, e nella sua compostezza esprime brio, gioia di vivere. Tina non è capace di serbare rancore, di odiare. Non sa dire bugie. È sempre sincera con se stessa e con gli altri. C'è in lei un complesso di inferiorità che sa nascondere con la riservatezza e il silenzio. Tanta è la carica d'entusiasmo di Tina. E nonostante tutto sia molto faticoso, lei sembra d'acciaio, mai malata, mai stanca. E se anche lo è, sa nasconderlo dietro un sorriso. Una donna, appena 26enne, baciata dal sole, posa senza veli sul tetto di una piccola casa messicana. Il fotografo americano Edward Weston scatta con la sua corona l'intimità di quel momento. È pieno giorno e fa molto caldo. Questa foto è un'istantanea che racchiude il momento più felice della breve e intensa vita di Tina Modotti. Al secolo, Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. Uno scatto di vita che restituisce intatto il fascino di una donna italiana nel pieno della gioventù e della bellezza, indipendente e curiosa, immersa nel Messico post-rivoluzionario. Il Messico dei primi anni venti era un paese in cui sicuramente non si erano spenti gli echi della rivoluzione messicana di Pancho Villa e di Emiliano Zapata. Vi era un governo che possiamo tranquillamente definire di segno progressista, un governo che promuoveva le riforme e soprattutto era molto attento agli aspetti della diffusione dell'istruzione e della cultura di massa. Il fermento culturale sostenuto dal governo messicano attira nel paese intellettuali e artisti alla ricerca di libertà espressiva. Tina arriva in Messico dagli Stati Uniti nel luglio del 1923 insieme a Edward Weston. Weston è un amico al quale lei fa da modella
ma in realtà fra i due è nato un rapporto di profonda intesa e passione. Edward, continuo a ripetere il tuo nome con tenerezza, così da sentirti più vicino a me stanotte mentre siedo qui da sola e ricordo. Oh, Edward, quanta bellezza hai aggiunto alla mia vita. È molto tardi ora e io sono esausta per l'intensità dei sentimenti. Le mie palpebre pesano per il sonno, ma nel mio cuore c'è una gioia nascosta per le ore che saranno ancora nostre. In Messico lui faceva le fotografie e lei era un po' tanto la sua aiutante nella camera scura, la sua traduttrice, perché lui non ha imparato spagnolo, lei invece sì. Lei faceva la spesa, lei discutiva i prezzi al mercato, tutte le cose, e apriva un po' la strada a lui, che era un uomo che non era tanto fatto per le altre persone. E allo stesso tempo lei imparava la fotografia con lui. Weston avvicina Tina a un nuovo linguaggio, quello fotografico, immediato e incisivo. Così, oltre a fare da modella, sull'esempio del suo maestro e affascinata dal bagliore dell'estate messicana, inizia a scattare le sue prime fotografie. Il tipo di fotografia che Weston sta portando avanti in quel momento è la cosiddetta straight photography, la fotografia diretta. È una fotografia esatta, tutta a fuoco, molto concentrata su singoli oggetti. Quindi Tina si rivolge a cose molto semplici, anche quotidiane, fiori facilmente, piccoli oggetti, elementi dell'ambiente, che riprende con il famoso close-up da vicino, in modo che l'oggetto venga potenziato, risulti molto bello nelle sue forme, nelle sue strutture. Ci sono le famose rose, che apprezziamo come forme anche sensuali, profonde. Ci sono momenti in cui Tina rivolge il suo obiettivo a delle architetture, degli interni, ci sono delle scale in cui analizza la geometria, la struttura, e è tutta un'immagine basata sui triangoli. Per comprendere meglio la passione che Tina sviluppa nei confronti della fotografia, occorre fare un passo indietro e approdare nella San Francisco del 1913. Tina vi arriva da Udine, ha appena 17 anni. Come tantissimi in quel periodo, è una giovane emigrata italiana. Sbarcata a New York dalla nave Moltke, lascia Ellis Island alla volta di San Francisco. La sua meta è il West e San Francisco. All'epoca non è una città come tutte le altre. Rasa al suolo dal terremoto del 1906, la città viene rapidamente ricostruita, tanto da ospitare già nel 1915 l'esposizione internazionale Panama Pacific. Tina Modotti va a San Francisco perché a San Francisco già ha una parte del nucleo familiare. Quando arriva trova una famiglia che lavora, quindi non soffre della miseria che aveva sofferto in Italia e non ha difficoltà ad inserirsi. Tina si impiega subito come sarta nel grande magazzino Magnin a Union Square e inizia a recitare nelle compagnie teatrali di lingua italiana. Le donne nel West dei primi anni 20 hanno nuove opportunità e Tina ha la sensazione di poter cambiare il suo destino. Di
quell'epoca rimane di Tina una fotografia che la ritrae appena diciottenne in un abito di chiffon, pronta a partecipare a un ballo della Italian Public Society. Dal teatro alla pellicola il passo è breve negli anni ruggenti del cinema muto. Tina ottiene la parte di attrice protagonista per il film di Roy Clemens, The Tiger's Coat. Nella locandina di promozione al film si parla della Modotti come sinuosa e pericolosa come una tigre. Tina è il frutto proibito, un ruolo che la segnerà a vita. Molti in futuro riconosceranno nella sua esile figura la tentazione. Il personaggio che interpreta Tina Modotti è Jeanne Ogilvy, un'abile manipolatrice che inganna il suo benefattore. Nel film scorrono alcune scene parallele a quella che sarà poi la sua stessa vita. Il Messico, l'attività da modella, l'amore corrisposto, la passione sfumata. Proprio il teatro e il cinema le hanno fornito gli strumenti giusti per apprezzare l'arte visiva. Tina, con la fotografia, abbraccia una nuova prospettiva e si sposta dietro l'obiettivo. Intanto il rapporto con Weston si rafforza. Nell'agosto 1924, Tina e Weston festeggiano il loro primo anno d'amore. Per l'occasione si fanno fotografare in uno studio di Città del Messico. Tina lavora assiduamente. La sua fotografia incontra l'arte. Viene chiamata spesso dai muralisti messicani e il loro incontro si rivela molto proficuo. Il maestro del muralismo, Diego Rivera, la ritrae nel murales della Scuola Nazionale di Agricoltura di Chapingo. Eccola Tina, nuda, sorgere dalla terra. Il suo fascino è tangibile e anche Diego Rivera ne rimane ammaliato. Diego Rivera era il personaggio artistico del Messico e naturalmente anche attraverso lui e altri lei è stata attirata al Partito Comunista. E allo stesso tempo lei ha conosciuto Frida e lei ha introdotto Frida Kahlo nella gioventù comunista. E le due, anche se avevano 10 anni di differenza di età, erano molto amiche. Grazie all'amicizia con Tina, Diego Rivera conoscerà Frida Kahlo. Frida e Diego si sposeranno nel 1929 e la festa di matrimonio si svolgerà sul terrazzo della casa di Tina, che sarà anche la loro madrina di nozze. Nel 1926, però, Edward Weston decide di ritornare definitivamente negli Stati Uniti. I due amanti non si rivedranno più, ma Weston, per Tina, resterà un faro per tutta la vita. È a lui che scriverà costantemente fino al 1931. Edward, mi sono svegliata con la piacevole sensazione che tu fossi qui. Il mio primo pensiero è stato: chissà se Edward si è già alzato. Ma l'illusione non è durata a lungo. La visione della tua stanza
vuota. Mi ha addolorato. Come ieri, dopo il mio ritorno qui. Eri amareggiato, hai perso fiducia in me. Ma io non l'ho mai persa. Perché rispetto le molteplici possibilità di ritrovarsi in ognuno di noi. E perché accetto il tragico conflitto tra la vita che cambia continuamente e la forma che la fissa immutabile. Subito dopo la partenza di Weston, nel 1927, Tina si iscrive al Partito Comunista Messicano. Tina veniva di una famiglia di un operaio. Anche in California suo padre era un uomo interessato a tutto quello che succedeva, scioperi, sindacati, eccetera. Tina aveva quello che si chiamava prima coscienza di classe. Allora era quasi logico che faccia quel passo al partito. E questa cosa si traduce in maniera molto chiara anche nell'evoluzione della sua fotografia. Nel senso che lei passa dalle forme sperimentali, astratte, che aveva studiato insieme con Weston, a una fotografia sociale che però ha delle caratteristiche originalissime. Le sue fotografie diventano denuncia sociale. Tina è tutt'uno con la sua arte. I soggetti che ritrae più spesso sono i poveri, gli indigenti, gli operai, le giovani madri. In questi anni in cui diventa sempre più forte il suo interesse verso il sociale, verso la politica, Tina Modotti realizza anche quello che è stato probabilmente l'unico fotomontaggio. Prende il titolo Eleganza e povertà ed è composto di due parti, una parte superiore, che è un manifesto, che raffigura le classi ricche e le classi agiate, una parte inferiore invece una figura di un povero a terra. Diciamo un'immagine molto forte costruita sulla contrapposizione. Nonostante la sua fotografia sia di intento sociale, Tina Modotti mantiene lo stile che ha imparato da Weston, facendo talvolta riprese di particolari di lavoratori. Quindi, come dire, una narrazione della questione sociale, ma anche uno studio delle forme. Produce una serie di immagini che sono definite icone rivoluzionarie, ma a me piace anche chiamare nature morte politiche, in cui compone alcuni elementi che hanno un legame con la cultura popolare e con l'idea della rivoluzione. L'eco dell'impegno politico di Tina all'interno del Partito Comunista Messicano giunge anche nell'Italia fascista. Tina viene definita una pericolosa comunista. L'archivio centrale dello Stato conserva una folta memoria degli spostamenti, dei percorsi, delle azioni che hanno fatto sì che Tina venisse accusata di antifascismo. Il fascicolo che la polizia fascista dedica alla Tina Modotti si apre con un foglio con data luglio 1928. In questo foglio c'è la prima segnalazione di un'attività politica della Tina Modotti. È un comizio di protesta della comunità antifascista internazionale, il mondo dell'emigrazione che si riuniva a Città del Messico, per le notizie che arrivano dall'Italia della morte in prigione di un giovane militante comunista, Gastone Sozzi. Da questo preciso istante, il racconto della vita di Tina Modotti, della sua fervida attività politica e sociale, troverà posto non solo nelle biografie e nei racconti di chi l'ha conosciuta, ma verrà tracciato anche dall'inchiostro delle spie, incaricate dalla polizia politica di seguire ogni sua mossa. La Regia Legazione del Messico comunica che presero la parola due italiani. Uno è certo Enea Formenti, l'altra è certa Tina Modotti, che descrisse l'Italia attuale come convertita in un grande carcere e in un vasto cimitero.
Entrambi dichiarano di parlare a nome della Liga Internazionale Antifascista. Enea Formenti, o meglio Sormenti, poiché le stesse spie sbaglieranno più volte l'identità dei ricercati, altri non è che Vittorio Vidali. Classe 1900, comunista, di Muggia, è un convinto antifascista e come tale non si lascia sfuggire nessuna occasione per dimostrarlo. Accomunati dalla passione politica, tra Tina e Vittorio nasce subito una profonda amicizia. Tina non è capace di serbare rancore, di odiare. Non sa dire bugie. È sempre sincera, con se stessa e con gli altri. C'è in lei un complesso di inferiorità che sa nascondere con la riservatezza e il silenzio. L'impegno di Tina all'interno del Partito Comunista Messicano è totale. Ogni momento della sua giornata viene speso in nome della causa. Il suo lavoro più concreto era nel Soccorso Rosso messicano, che si occupava delle famiglie dei prigionieri politici. La troviamo presente nel movimento delle scuole libere dell'agricoltura, delle cooperative agricole, nelle lotte per la riforma agraria, per i diritti dei campesinos. La troviamo con le sue fotografie sulle pagine del quotidiano El Machete, che era il quotidiano del Partito Comunista Messicano. Le fotografie di Tina cominciano a essere pubblicate anche su riviste di sinistra al di là del Messico, pensiamo a New Masses, per esempio. La donna con bandiera è una delle fotografie più note di Tina Modotti, più simboliche, perché proprio rappresenta la lotta politica portata avanti da una donna, quindi elemento ancora più importante. Ed è anche una fotografia costruita molto bene. La donna si presenta di profilo, la forma della bandiera è posta in equilibrio con quella della donna e quindi ha tutte le caratteristiche per diventare un'icona. Nel 1928, presso la redazione de El Machete, Tina Modotti conosce Julio Antonio Meia, un affascinante studente di legge cubano, rivoluzionario, pronto a combattere il regime instaurato a Cuba dal dittatore Gerardo Machado. Quando ritorno dall'estero in agosto, Tina mi confida di essere innamorata di Julio Antonio Meia. E me lo conferma anche Meia, che di fatto interrompe i rapporti con sua moglie. La vita di Tina e Meia era tranquilla, ma Meia è un uomo attivissimo in politica, nel partito, nella Lega Antimperialista, all'università, nel sindacato, nella gioventù comunista. Ogni minuto, ogni ora della sua giornata sono occupatissimi. Tina accetta questa situazione e vive ai margini di questo grande uomo. Meia aveva 7 anni meno di Tina e anche in questo senso Tina era molto davanti al suo tempo, perché una donna più vecchia e un uomo più giovane non era tanto normale. Avevano le stesse idee e avevano un gran amore. Era il leader degli studenti cubani ed era venuto a Città del Messico proprio per la presenza di quella lega antimperialista che si stava costituendo e si era iscritto al Partito Comunista Messicano. L'unica immagine che li ritrae insieme in maniera iconografica è il murale Enel Arsenal, che Diego Rivera dipinge al terzo piano del Ministero dell'Istruzione di Città del Messico. Ci sono un po' tutti i protagonisti di questa storia. Tina Modotti, nell'atto di distribuire armi, Meia, accanto a lei, Vidali, con un basco blu, e Frida Kahlo. Una foto di gruppo, se così oggi si può dire, che li ritrae nella loro militanza, fedeli a un'ideologia che da lì a poco cambierà i destini di interi paesi e quelli delle loro vite.
Una delle fotografie più famose e più significative di Tina Modotti è la macchina da scrivere di Mella. È una macchina da scrivere che porta all'interno un foglio con uno scritto di Trotsky. Quindi è una fotografia che unisce ancora una volta l'amore per la composizione e il governo armonioso dell'immagine, la questione politica e unirei anche l'amore per il suo compagno di quel momento. La sera del 10 gennaio 1929, mentre Julio Antonio Meia e Tina Modotti stanno facendo ritorno a casa, due colpi di pistola, fatali, si abbattono sul loro destino. L'onorevole ministro degli esteri comunica quanto segue. Tina Modotti si trovava insieme al comunista cubano Antonio Giulio Meia quando questi, il 10 corrente, è stato ucciso in una via di questa città da due colpi di rivoltella. Tale uccisione ha dato luogo ad una grande agitazione dei comunisti, i quali affermano che egli è stato ucciso dai emissari del governo cubano. La polizia ritiene invece che si tratti di un reato commesso per ragioni di indole amorosa e a causa della Modotti. La polizia messicana cerca di far passare il delitto per un delitto passionale. In Italia la polizia fascista molto più acuta e più smaliziata non solo non ci crede, ma dà immediatamente dopo la vera spiegazione. Si tratta di un omicidio politico e indica nel dittatore cubano Machado il mandante del delitto. Dopo l'omicidio di Meia, la Modotti viene descritta dai giornali messicani come una donna di facili costumi, addirittura complice del delitto. Parte una campagna in cui viene screditata anche professionalmente. Viene perquisita la sua abitazione e arrestata. Dall'investigazione si passa all'inquisizione. Quel vuoto che ha lasciato la morte di Meia ha cambiato Tina totalmente. Tina, che era sempre il centro, l'allegria in un gruppo di amici, diventò una donna che si manteneva in seconda fila, vestiva sempre di nero e era un'altra persona. Pur di lasciarsi alle spalle l'infamia, Tina Modotti si allontana da Città del Messico e trova rifugio a Juchitán, nell'estremo sud. Quello a Juchitán è il periodo più artisticamente fecondo della sua vita. Fotografa le Tijuanas, le donne Zapotec, immortalandole in immagini di una bellezza incredibile. Tina realizza una serie di fotografie che hanno per soggetto queste donne, quindi le donne del popolo, le donne indios. La più nota è un ritratto molto fiero di una donna, ripreso dal basso. Non credo sia esattamente un reportage, ma un'osservazione quasi di tipo etnografico, quindi una fotografia di costume, di osservazione del comportamento. Al suo ritorno a Città del Messico, nei primi di dicembre 1929, Tina fa in tempo a organizzare una mostra personale, ma è molto stanca e provata, e una fotografia attesta il suo stato. Trova comunque la forza per stilare in uno dei suoi rari scritti il suo manifesto fotografico. Quando le parole arte e artistico vengono applicate al mio lavoro fotografico, io mi sento in disaccordo. Mi considero una fotografa, niente di più. Io
cerco di produrre non arte, ma oneste fotografie, senza contaminazioni, senza distorsioni. La fotografia rappresenta il medium più soddisfacente per rappresentare con obiettività la vita in tutti i suoi aspetti. Ed è da questo che dipende il suo valore di documento. Nei primi mesi del 1930 viene sventato un attentato ai danni del nuovo presidente del Messico, Ortiz Rubio. Il clima diventa teso e parte una campagna contro tutti i comunisti del paese. I personaggi più in vista di questo mondo vengono perseguitati e molti di loro vengono allontanati. Tina Modotti è una di queste. La nota comunista italiana Tina Modotti era stata arrestata subito dopo l'attentato del 5 corrente contro il nuovo presidente della Repubblica. Ora è stata espulsa dal Messico ed imbarcata a Veracruz a bordo del piroscafo olandese Edam. Ha dichiarato di recarsi in Germania. Sulla stessa nave viaggia un personaggio misterioso con passaporto peruviano, imbarcato a Tampico, tale Jacob Urwitz Zender, di professione giornalista con destinazione Mosca. È Vittorio Vidal. Una vecchia amicizia che Tina è felice di ritrovare. Ecco una foto scattata da Tina a Vittorio sulla nave che li condurrà a una nuova vita. Dopo l'attentato a Ortiz Rubio, viene subito a trovarmi un amico, capitano dell'esercito, che mi consiglia di nascondermi perché mi stavano cercando. Volevano uccidermi, incolpandomi di essere l'autore dell'attentato. Il partito, d'accordo col Soccorso Rosso, mi consiglia di abbandonare il paese. Così mi imbarco per Tampico, con passaporto peruviano. Mio caro Edward, penso che tu sappia a questo punto tutto quello che mi è successo. E ora sto andando in Europa e verso una nuova vita. Sono sicura che per quanti sforzi tu possa fare non saresti in grado di immaginarmi come una terrorista, come il capo di una società di bombaroli e altro ancora. Secondo la stampa vile e codarda, ogni tipo di prove, documenti, armi e altro ancora sono stati trovati in casa mia. In altre parole, tutto era pronto per sparare a Ortiz Rubio. Questa è la storia che viene fatta ingoiare al pubblico messicano con il caffè del mattino. Quindi puoi forse biasimare i loro sospiri di sollievo nel sapere che la feroce e sanguinaria Tina Modotti ha finalmente lasciato per sempre le coste messicane. A bordo Tina era ben voluta e rispettata. Le hanno assegnato una bella cabina. Spesso la sorprendo con lo sguardo rivolto all'orizzonte, specie nell'ora del tramonto, immersa nei suoi pensieri. L'Edam è una vecchia carretta da carico, da tempo destinata al pensionamento. Quando il tempo è cattivo, conviene chiudersi in cabina. Lei viene nella mia e io vado nella sua. Ci piace stare insieme. Non ci piace stare soli. La polizia politica ha le sue radici in Italia, ma i suoi tentacoli ce li ha in tutte le città europee. Infatti, nel momento stesso che giunge a Rotterdam questa nave, la presenza a bordo viene segnalata immediatamente. Viene segnalata non solo la sua, ma quella di altri militanti che, imbarcati in Messico, appunto, si erano diretti in Europa. E c'è un tentativo anche di arrestarla. Tina Modotti ha un passaporto italiano, ma in realtà, in maniera molto prudente, le organizzazioni comuniste avevano avvertito gli avvocati, i quali si presentano sulla nave, sottraendola all'arresto. Quindi la Tina Modotti, scesa a Rotterdam, lascerà immediatamente il territorio olandese e si recherà a Berlino. Tina ha
approda a Berlino, siamo ormai nel 1930, e trova una situazione politica particolarmente pesante, perché questi sono i mesi della grande ascesa elettorale del partito nazista. Rispetto a questa situazione politica, Tina, che era clandestina, deve avere anche avuto il timore che, ove la situazione politica precipitasse, lei potesse addirittura essere estradata in Italia. A Berlino è arrivata la primavera. È bella Berlino quanto spunta il verde. La spera si fa più lucente, la gente è vivace, le strade sono affollate, allegre, l'aria è più leggera. Te meglio. Il tuo viso ha i colori della salute. È una bella donna, Tina. Esile, svelta. E nella sua compostezza il suo viso esprime brio, gioia di vivere. Per adesso andrai a vivere a casa di una coppia di amici, entrambi professori. È una bellissima stanza. Non ti mancherà nulla. Berlino è una città molto bella. Anche se non ho ancora visto il sole. Non una volta in questi 10 giorni che sono qui. E per una persona che viene dal Messico il cambiamento è piuttosto crudele. Ma so che la cosa più saggia è proprio dimenticare questo sole. I cieli blu e altre delizie del Messico. E adattarmi a questa nuova realtà. E ricominciare da capo la vita. Il grigiore che Tina intravede nel cuore dell'Europa non è solo un fenomeno dovuto alla latitudine. Da lì a poco sarebbe letteralmente scoppiato l'inferno. E lei quasi ne sente le prime avvisaglie. La fatica si vede nelle persone. Non ridono mai. Camminano per le strade molto gravemente, sempre in fretta. E sembrano essere costantemente coscienti del pesante fardello che pesa sulle loro spalle. Sono poche le fotografie di questo periodo. Conosciamo sicuramente una fotografia realizzata a Berlino, si tratta di persone viste di spalle allo zoo, una fotografia un po' provvisoria, dall'aspetto un po' fotografia di strada. C'è un'altra immagine che raffigura dei bambini, dei giovani, si intitola Pionieri, con delle bandiere. Questa può richiamare un po' la donna con la bandiera, quindi altri momenti della sua fotografia e poche altre cose. In realtà siamo nel momento in cui, per quei fotografi che sono molto interessati alla situazione sociale, alla situazione politica, è doveroso rivolgersi al reportage. Questa è la fotografia, diciamo, di grande attualità, di grande impegno. In realtà Tina Modotti non diventa una reporter. Lei scrive: il reportage non è cosa da donne. Alcune lo praticano, ma io non mi sento abbastanza aggressiva. L'immagine da cogliere al volo non fa al caso mio. Tina, come italiana con passaporto italiano, poteva rimanere a Berlino esattamente 6 mesi. Da Berlino lei ha fatto una domanda al PC se lei poteva lavorare in Italia clandestinamente. Le hanno risposto che sarebbe molto in pericolo facendo un lavoro illegale in un paese che quasi non conosce. Lei voleva ritornare in Italia e fare qualcosa in Italia, ma non poteva. C'era anche un rappresentante della polizia fascista che era il responsabile dell'ufficio riservato, naturalmente, dell'ambasciata italiana a Berlino, questo raccomando, il quale naturalmente viene incaricato di seguire le mosse della Tina Modotti a Berlino. Il maresciallo maggiore a comando mi comunica che le indagini esperite circa il rintraccio della connazionale Tina Modotti hanno avuto per ora esito negativo.
Mentre saranno continuate le ricerche della persona sopramenzionata, ho informato, a mezzo di accomando, la locale polizia della probabile presenza in Berlino della pericolosa comunista Medotti. Gli agenti italiani, che fanno ancora fatica a ricostruire la sua vera identità, verranno a capo del suo indirizzo a Berlino solo nel maggio 1931, esattamente un anno dopo la permanenza di Tina nella città tedesca. Ho l'onore di comunicare all'eminenza vostra che il Ministero degli Affari Esteri del Reich mi ha testé partecipato che dalle ulteriori indagini esperite dai competenti organi di polizia è risultato che la comunista in oggetto, verso la fine del mese di ottobre, per le difficoltà di lavoro, ha lasciato la Germania, dirigendosi probabilmente in Russia. Il cielo grigio, la solitudine, l'impossibilità di adattarsi a un mestiere che cambia, spingono Tina a cercare rifugio e sicurezza nell'amico Vittorio Vidali, già in Russia da qualche mese. Tina arriva a Mosca verso la metà di ottobre. Fa già molto freddo. Il primo piano quinquennale è già in pieno sviluppo. L'industria pesante, la collettivizzazione delle campagne, la vita politica intensa e il ritmo di lavoro febbrile. E tutto con molto, molto entusiasmo. Stiamo costruendo il socialismo. Tina entra in questo nuovo mondo con gli occhi pieni di curiosità. Andare in Russia significava sapere perfettamente che da quel momento in poi qualsiasi polizia dei vari paesi dove c'erano regimi reazionari non sarebbero riusciti a seguirla. Quindi, come dire, la Russia ha anche una sorta di immersione nella clandestinità. Dietro la mitologia vi erano delle realtà estremamente drammatiche, perché sono gli anni dell'instaurazione del regime staliniano, della collettivizzazione forzata delle campagne, quindi c'è un momento lacerante nella società sovietica in cui il governo sovietico dichiara guerra di fatto ai contadini. Vidali la introduce subito nel Soccorso Rosso Internazionale, la presenta al capo, la Stasova, e Tina si deve fare carico subito del rapporto con sezioni del Soccorso Rosso in diversi paesi. La sua scelta di vita comunista è una scelta convinta. Vede sicuramente, come tantissimi comunisti del tempo, l'Unione Sovietica come un baluardo contro il fascismo, contro la reazione dilagante nel mondo. Qualche giorno dopo l'arrivo di Tina vengo convocato da Elena Stasova, che era stata segretaria di Lenin e adesso lo era di Stalin. Era dirigente del Soccorso Rosso Internazionale. Secondo le mie informazioni, mi disse guardandomi severamente, tu sei poligamo. Cosa sono? Con quante donne vivi? Con una. E come si chiama? Paulina Avkina. È vero che avrai un figlio da lei? Sì. Allora va bene così. Tutti i miei problemi finiscono con quel colloquio. Anzi, qualche giorno dopo, quando nasce mia figlia, Bianca. L'accusa di poligamia da parte della Stasova non sembra essere del tutto infondata. Vittorio Vidali ha già una moglie in Russia, Paulina Avkina, ma frequenta Tina assiduamente. Il loro rapporto di amicizia si trasforma in un sentimento più forte. Non è chiaro se Tina Modotti e Vittorio Vidali si siano mai sposati. C'è però una traccia di un probabile matrimonio negli archivi del Comintern. In un questionario del partito datato 27 gennaio 1932, Tina identifica Vidali come suo marito e sotto pone la firma di Tina Contreras. Con Vidali poco a poco si è sviluppato un rapporto, ma io non credo per niente che sia stato un matrimonio o un rapporto per amore fra i due. Ma io credo che era un matrimonio fatto per il lavoro clandestino che dovevano fare prima a Parigi e dopo in Spagna. Che per una persona che sta all'estero e deve fare una vita di nascosto, è buono avere una persona accanto con la quale si può aprire.
L'impegno di Tina nel suo lavoro è tanto, al pari del suo entusiasmo per una nuova vita. Eppure trova qualche minuto per scrivere la sua ultima lettera a Edward Weston. Edward, mentre ti scrivevo le ultime righe mi è venuta un'idea che giuro prima non mi era mai passato per la mente. Conosci qualcuno che comprerebbe la mia Graflex a poco prezzo? Ti devo pregare di divulgare la mia presenza qui il meno possibile. Potrebbe causarmi dei problemi in futuro. Quando siamo al 1930, Tina Modotti abbandona la fotografia. Ci si è interrogati molto sulle ragioni di questa decisione, di questa scelta forte nella vita. Tutto si può far risalire al suo modo di essere originale e più profondo, quello del quale parla ancora quando è giovane, e ne parla proprio con Weston, dicendo: io sento un conflitto fra l'arte e la vita. Io non posso risolvere il problema della vita col perdermi nel problema dell'arte. Sento che il problema della vita ostacola il mio problema dell'arte. Ma che cos'è il mio problema della vita? È principalmente uno sforzo per cercare di distaccarsi dalla vita e dedicarmi all'arte. Ma non posso accettare la vita così com'è, è troppo caotica, è troppo inconscia. Sono sempre in lotta per cercare di plasmare la vita secondo il mio temperamento, i miei bisogni. In altre parole, metto troppa arte nella mia vita, troppa energia. E di conseguenza non mi resta molto da dare all'arte. Nell'ultimo periodo della sua breve vita, Tina Modotti riversa la sua arte nella politica. In quegli anni difficili anche per l'Europa, non sceglie la rappresentazione del dolore, quindi la fotografia, ma sceglie il dolore, cioè sceglie la vita stessa e tutti i problemi che la vita le porta. Tina termina l'attività di fotografa alla fine del suo soggiorno in Germania. E quando arriva in Unione Sovietica nell'ottobre del 1930, ha già preso questa decisione. Io credo che questa rinuncia da parte di Tina, seppur meditata, sia stata di carattere emotivo. Avrebbe potuto tranquillamente conciliare l'attività di rivoluzionaria con quella di fotografa. Avrebbe potuto accettare l'offerta del Partito Comunista Sovietico per quel tipo di lavoro. È stato un errore. Avrebbe potuto contribuire alla rivoluzione, anche fotografando. Luglio 1936. Il movimento nazionalista del generale Francisco Franco si scaglia contro il governo repubblicano. È guerra civile. In Spagna giungono più di 30.000 volontari da 52 paesi diversi. È il primo forte scontro tra fascismo e antifascismo. Con los invasores extranjeros. Nosotros tenemos también la seguridad de la victoria del pueblo español que lucha no solamente para su propia cultura, pero para la cultura mundial. ¡Viva la victoria del pueblo español! ¡Viva la República Española! Tina e Vittorio vengono inviati in Spagna dagli apparati del Partito Comunista Sovietico. Vidali, che in Spagna prende il nome di Carlos Contreras, per tutti comandante Carlos, fonda il quinto reggimento modellato sull'Armata Rossa. Camaradas, il quinto reggimento desaparece. Viva nuestra capital, el Madrid invencible. Viva el ejército popular, el ejército de la victoria. ¡Adelante! ¡Por una España potente y feliz para la victoria! Il quinto reggimento avrebbe dovuto essere composto da 1.000 uomini. Noi riunimmo in 48 ore 10.000 uomini.
formavamo delle compagnie che si chiamavano compagnie d'acciaio. Con le armi che avevamo, poche armi, poche granate, in automobile, in camion, con mesi di trasporto di fortuna. Così sorse il quinto reggimento, che poi doveva diventare una unità militare di 120.000 uomini. Tina Modotti, con il nome da combattente di Maria, guida il Soccorso Rosso, che organizza gli ospedali da campo e aiuta gli sfollati, specialmente donne e bambini. Non abbiamo più casa. Per vedere Tina vado all'ospedale dove lavoro o lei mi raggiunge alla comandanza del 5° Reggimento. Non è semplice affrontare un nemico spietato che ha l'appoggio di potenze straniere che si propongono di conquistare il mondo e che hanno scelto la Spagna come campo sperimentale per la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia Tina e io ci sentiamo più uniti che mai, con una grande voglia di stare insieme e di amarci. I morti, le vittorie, le sconfitte, la guerra insomma, ci rendono la vita più cara e i momenti di intimità più intensi e più dolci. Così viviamo per quasi 3 anni, dal 18 luglio 1936 al 9 febbraio 1939. Tina ha un grande entusiasmo e nonostante tutto sia molto faticoso, lei sembra d'acciaio. Mai malata, mai stanca. E se anche lo è, sa nasconderlo dietro un sorriso. La guerra però lascia in lei tracce profonde. Io sono sicuro che qui il suo cuore ha cominciato a cedere. Tutto nella vita ha un prezzo. E Tina lo paga, senza mai lamentarsi. Tina profuse tutte le sue forze in questo impegno fino agli ultimi giorni della guerra civile, perfino nel drammatico esodo delle centinaia di migliaia di spagnoli repubblicani. Dopo 3 anni di guerra civile, Vittorio Vidali e Tina Modotti, insieme a tutto il fronte repubblicano, devono scendere a patti con la sconfitta. Non rimane che una sola via di scampo. La fuga. Tornare in Italia, nella loro patria, è impossibile. Non resta quindi che far rotta nuovamente verso il Messico, nell'aprile 1939. Il paese centroamericano accoglie nuovamente Tina e Vittorio, un po' come il padre con il figliol prodigo. È la prima volta che possiamo fare dei progetti insieme. Per 10 anni abbiamo vissuto senza una casa nostra. Sballottati da un paese all'altro, in imprese rischiose, con passaporti falsi, quasi sempre separati. Ora, in Messico, possiamo mettere su casa insieme e vivere come le persone normali, come gli altri. E Tina ne è molto felice. Il rientro in Messico per Tina non sarà il lieto fine da lei tanto sperato. La sua militanza politica, il suo credo, viene minato dal patto tra Hitler e Stalin. La unica espressione politica che ho visto di lei è quando il patto Stalin-Hitler, che lei ha detto io con Hitler mai. E per lei deve essere stato veramente, non so, non me lo posso immaginare. In ogni caso lei non ha rinnovato la sua tessera del partito messicano. È il Capodanno 1942. Tina e Vittorio trascorrono la festa con gli amici più cari. Tra gli altri, il poeta Pablo Neruda e l'ex direttore del Bauhaus, l'architetto Hannes Meyer. I primi giorni dell'anno 42 li ha passato preparando la befana per i bambini spagnoli orfani che stavano in Messico. Abbiamo promesso al nostro amico Hannes Meyer di passare insieme la sera del 5 gennaio. Nel grande soggiorno di casa sua ha allestito una mostra con i suoi progetti, i suoi disegni. A un certo punto lascio la compagnia per andare alla redazione di El Popular per un importante incontro di lavoro.
e poi ritorno a casa sicuro di trovare Tina. Ma Tina non c'è. Tina ha detto che non si sentiva molto bene. Hanno chiamato anche un vicino che era amico di Tina di prima, Nacho Aguirre, e quello è sceso con lei per fermare un taxi. E lei ha detto: portami all'ospedale tale, perché in fronte era la sua casa. E è andata nel taxi, il taxi è partito e il tassista dopo un tempo ha sentito un piccolo soffio. E quando è arrivato ha detto: signora, siamo arrivati. E la signora non rispondeva, era morta. All'alba del 6 gennaio 1942, al ritorno dalla festa, nel taxi che la accompagnava in ospedale, Tina Modotti muore di infarto. Tina Modotti, sorella, tu non dormi. No, non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella. La nuova rosa è tua, la nuova terra è tua. La strana morte di Tina Modotti ha lasciato un alone di mistero su questa seconda parte della vita di una fotografa brillante, piena di gioia di esistere, di fare le cose che faceva e che però precipitò nell'ultima parte della sua esistenza negli anni bui dello stalinismo.